Salve a tutti da Casa Milan, oggi facciamo in questo spazio un bollettino degli infortunati in vista della partita contro l'Atalanta, trasferta delicatissima di domenica sera dove il Milan dovrà cercare di voltare pagina e chiudere subito il capitolo Champions. Sfortunato soprattutto a causa dell'arbitraggio e del risultato ottenuto nei minuti finali nel recupero contro l'Atletico Madrid, ma in questo video faremo anche il punto sugli infortunati, perché poi i tifosi giustamente ci chiedono, vogliono sapere come stanno i giocatori, se rientrano, chi avrà a disposizione Stefano Pioli per la partita contro l'Atalanta, chi potrà tornare in campo più avanti dopo la sosta e chi invece è già pronto. Allora, facciamo questo bollettino partendo dalle notizie meno buone a quelle più buone, anche perché questa mattina a Villa Stewart dal dottor Mariani ha avuto un consulto medico Alessandro Florenzi, che è il terzino rossonero arrivato in estate dalla Roma. Il giocatore ha un problema al ginocchio e sarà operato in artroscopia. Un'operazione che era già nell'area, perché erano due le soluzioni: o la terapia conservativa, quindi aspettare e vedere poi cosa succede con Florenzi, con un riposo lungo, oppure intervenire subito e aspettare magari un mesetto e riaverlo poi più avanti. L'operazione avverrà nelle prossime ore. Domani giustamente il Milan ci farà sapere come è riuscito o meno l'operazione. Ovviamente ci auguriamo assolutamente di sì, anche perché Florenzi andrà da Mariani, perché conosce bene il dottore, visto che lui ha giocato tanti anni a Roma con la maglia giallorossa, è un tifoso della Roma. Auguriamo a Florenzi pronta guarigione. Avrà a disposizione questo periodo più i 15 giorni di sosta, quindi forse probabilmente riesce a limitare i danni con questa operazione, se dovrà rimanere fuori solamente un mese. Vediamo come andrà questa operazione, però purtroppo il Milan perderà sicuramente Florenzi per la partita contro l'Atalanta e vedremo anche se recupererà o meno, ma difficilmente, per la gara del 16-17 di ottobre dopo la sosta per le nazionali. Questa è la notizia più negativa del bollettino, però ci sono anche notizie positive. Innanzitutto partiamo da Messias. C'era grande attesa su Junior Messias, il giocatore arrivato dal Crotone l'ultimo giorno di calciomercato, il 30 agosto praticamente. Da quel momento in poi non l'abbiamo praticamente quasi mai visto, ma da quello che ci risulta il giocatore è pronto, il giocatore è a disposizione di Stefano Pioli e quindi è possibile che possa giocare già o comunque essere convocato per la partita contro l'Atalanta, perché Messias è disponibile. Questa è una buona notizia. Il processo di riatletizzazione nel corso di queste settimane ha funzionato. È vero che ha avuto anche dei piccoli intoppi che hanno rallentato il processo di riatletizzazione, ma finalmente è guarito, finalmente sta bene. Domani dovrebbe cominciare in gruppo, perché fino ad ora non si è ancora allenato in gruppo, ma quando un giocatore esce sul campo e si allena in gruppo con il resto della squadra vuol dire che comunque sta bene. Quindi finalmente i nostri tifosi potranno vedere all'opera Messias. Ci auguriamo già uno spezzone contro l'Atalanta, in modo da vedere anche come può avere l'impatto, com'è l'impatto di questo giocatore con la maglia rossonera, e soprattutto dare un po' di riposo a Brahim Diaz, che sta bene, lo ribadiamo. Ieri ha svolto allenamento di scarico, non ha nessun problema nonostante la botta avuto contro l'Atletico Madrid in Champions League, però è giusto concedere ogni tanto riposo allo spagnolo, perché non può giocarle tutte. Inizialmente Messias era stato preso, acquistato dal Milan proprio per dare
un'alternativa a Pioli sulla tre quarti, che può essere sia sulla corsia di destra sia dietro la punta, quindi al posto di Brahim Diaz, ma fino ad ora Messias è rimasto a lavorare a Milanello. Dopo un mese sta bene e può tornare quindi a disposizione di Stefano Pioli. Questa è la bella notizia del video di oggi. Confermiamo ulteriormente che anche Kier è completamente recuperato. Il giocatore in realtà si era allenato con la squadra anche prima, nei due giorni prima della partita contro l'Atletico Madrid, però evidentemente Pioli ha voluto preservare il danese, anche perché non è più giovanissimo, e ieri si è allenato in gruppo, oggi la squadra riposa, ma domani dovrebbe essere assolutamente a disposizione per la partita contro l'Atalanta. Noi pensiamo che possa giocare anche da titolare, visto che uno tra Tomori e Romagnoli potrebbe riposare per la trasferta di Bergamo domenica sera. Quindi Messias recuperato è a disposizione, Kier recuperato è a disposizione, Diaz tutto bene, nessun problema, abbiamo detto sfortunatamente dell'operazione al ginocchio per Florenzi. Ibrahimovic non è ancora invece a disposizione, si sta ancora allenando in palestra. Anche per questo ci sembra un po' particolare la convocazione con la nazionale svedese. Da quello che sappiamo noi, il giocatore non è ancora guarito, quindi non capiamo come sia possibile la presenza in Svezia con la nazionale di Ibrahimovic. Quindi difficilmente Ibra dovrebbe accettare la chiamata dalla nazionale, perché non è ancora guarito, è ancora infortunato, sta facendo ancora un percorso di riabilitazione, non giocherà domenica sicuramente contro l'Atalanta, quindi ci sembra un po' strano che un giocatore che negli ultimi 5 mesi, cioè da maggio ad oggi, abbia giocato solamente 20 minuti, mezz'ora contro la Lazio e poi pronti via va in nazionale. Ci sembra un po' particolare, strana questa situazione. A nostro modesto parere Ibra rifiuterà anche la chiamata con la nazionale, perché non è ancora pronto e non è ancora ristabilito fisicamente e atleticamente. Queste sono le indiscrezioni e i rumors che ci sono su Zlatan Ibrahimovic. Infine Krunic e Bakayoko stanno bene, stanno meglio, stanno cominciando un processo di riatletizzazione dopo gli infortuni, entrambi erano al polpaccio, li vedremo anche loro dopo la sosta, ma sono comunque recuperati, quindi le buone notizie per Stefano Pioli stanno man mano arrivando. Anche Krunic e Bakayoko dopo diversi giorni, qualche settimana, sono guariti, processo di riatletizzazione, cioè vuol dire fare di nuovo la parte atletica e prendere di nuovo fiato, prendere di nuovo le condizioni atletiche migliori per poter scendere in campo, ma ovviamente a 3 giorni da Atalanta-Milan ci sentiamo di escludere Krunic e Bakayoko, che li rivedremo così dopo la sosta. Questo è il bollettino odierno, ci sentiremo poi con altri video e altri approfondimenti, perché insomma sono tante le tematiche che trattiamo sempre sul mondo Milan. A presto da casa Milan.